Remaschi, come è andata dal punto di vista di incendi in Toscana quest'anno? Beh, direi che il dato che noi abbiamo, di cui disponiamo dal 1° di gennaio al 30 di settembre, è un dato incoraggiante. Se da una parte c'è un aumento del numero degli incendi del 6%, 366 eventi in questi primi 9 mesi, c'è una riduzione delle superfici bruciate di ben il 48%, 265 ettari, il che testimonia il buon funzionamento dell'organizzazione della macchina di intervento, che prevede, oltre ai comuni, comunità montane, unione dei comuni e indubbiamente le province, anche il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, lo straordinario mondo del volontariato, oltre 4.000 persone in Regione Toscana e la Croce Rossa. Quando si va su un incendio, ognuno sa cosa deve fare, con quali tecniche, con quali metodologie di intervento. Dobbiamo lavorare su due fronti. Uno, ancora di più, affinare queste metodologie di intervento. Due, riuscire a vedere in un momento così difficile se possiamo, diciamo così, spendere anche un pochino meno di risorse. Tre, continuare a tenere alta, diciamo così, l'asticella, diciamo, del controllo e della prevenzione, perché questo deve passare nei cittadini toscani.